In via D'Amelio, tu lo sai, sono rimasta ad abitare in via D'Amelio. Un mese fa, pochi giorni prima del 26esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui furono uccisi suo fratello Paolo assieme agli agenti di scorta, Rita Borsellino parlava al TG3. Provata dalla malattia, commossa, ma tenace, forte e appassionata come sempre, al microfono di Fabrizio Feo, ripeteva con orgoglio quale fosse la sua più grande vittoria: essere rimasta ad abitare nella casa di famiglia, davanti alla quale i corleonesi seminarono morte una domenica di luglio. È un pellegrinaggio continuo che è andato crescendo negli anni. Ragazzi, bambini, scuole, arrivano lì ed è un momento in cui è come se si nascesse e crescesse, perché se vengono lì vuol dire che c'è qualcosa. Si sviluppa questo rapporto intimo tra loro e la memoria di queste persone. Non l'avranno mai vita, sono loro i mafiosi che devono andar via, non io, ripeteva. Farmacista, sposata, 3 figli, già europarlamentare, si è spesa fino alla fine per piantare semi di speranza e di impegno tra giovani e studenti. In prima linea con Libera, promotrice di un'antimafia sociale che include e incide, non si è mai stancata di chiedere giustizia per suo fratello Paolo, soprattutto dopo che è venuto alla luce l'enorme depistaggio messo in piedi per far deragliare la verità su via D'Amelio. Nella sua ultima uscita pubblica, sostenendo l'iniziativa di sua nipote Fiammetta, lanciava un appello che oggi suona come un testamento. Se c'è la volontà vera, e qualche passo si è fatto, di arrivare alla verità, noi ci siamo, ci saremo, saremo e ci saremo soprattutto a pretenderlo.